Buongiorno a tutti, sono Laura Cambriani della Commissione Fulbright e siamo qui per presentare le opportunità di ricerca e insegnamento negli Stati Uniti tramite Fulbright. Insieme a me c'è Silvia Di Palma della International Relations Division, con la quale che intanto ringrazio e con la quale organizziamo regolarmente questi incontri. Infatti prima c'è stato quello dedicato allo studio, per cui ringrazio Silvia per essere sempre entusiasta e nell'invitarci regolarmente. E, adesso mi sto perdendo. Vi ricordo di scrivere le vostre domande nel box domande e risposte per poterle raccogliere più facilmente e soprattutto potreste anche scriverle in forma anonima. Apro condividendo la presentazione e così iniziamo a conoscere più dal vivo queste opportunità Fulbright. Infatti oggi vi presenterò il programma e la commissione. Un piccolo accenno ad Education USA che non fa mai male, e poi andremo a vedere le opportunità per dottorandi specifiche per la ricerca, quindi per coloro che hanno ottenuto un dottorato, e poi l'insegnamento, e quindi nell'ultima fase le domande e le risposte. Allora, il programma, non so quanti di voi hanno familiarità, nasce negli Stati Uniti nel 1946 e nasce prendendo il nome del senatore che ha fatto, diciamo, la proposta di legge, nasce con l'intento, in un periodo molto caldo, che è quello del secondo dopoguerra, di alimentare la conoscenza tra i popoli con l'idea di favorire il processo di pacificazione. Quest'idea di scambio di conoscenza doveva avvenire a livello accademico. E questa idea è stata talmente di successo che adesso gli statunitensi possono andare a svolgere la loro ricerca o il progetto di insegnamento in oltre 150 paesi, tra cui l'Italia. La commissione nasce nel 48. Quest'anno abbiamo festeggiato i 75 anni dalla creazione. E tutte le commissioni sono enti binazionali e le borse di studio di cui andremo a parlare oggi, la maggior parte delle borse di studio sono finanziate dai due governi, quindi da denaro pubblico. L'intento quindi è proprio favorire lo scambio, la conoscenza, creando questi legami, diciamo, che poi durano negli anni e portano ad approfondire tematiche, potendo usufruire diciamo dell'eccellenza dei due paesi tramite due università, in particolar modo che poi li vanno a rappresentare. Importante per chi di voi ha contatti con gli studenti è sapere dell'esistenza di Education USA. Education USA è un network del Dipartimento di Stato che si occupa della promozione del sistema accademico statunitense all'estero. Non è magari utile a voi che siete interessati alla ricerca o all'insegnamento, ma per i vostri studenti. Quindi sappiate che Education USA, oltre a Fulbright, è rappresentata in Italia da me, a Roma, perché ci sono solo due sedi, io che mi occupo del centro e nord Italia e un'altra sede per il sud. Quindi mandate da noi gli studenti che sono interessati ad un progetto di studio negli Stati Uniti. Andando a parlare delle borse di studio Fulbright, avendovi detto che abbiamo appena commemorato i 75 anni, viene da sé che tra i programmi di più, diciamo, più antichi, di più lunga vita, vediamola così. E un aspetto importante per la commissione, per il programma, è che i partecipanti si sentano dei diplomatici, cioè si sentano di rappresentare l'Italia, l'eccellenza italiana e dell'Università di Padova in questo caso. E quindi siano disponibili ad andare ad incontri che possono essere organizzati dal network Fulbright se è abbastanza sviluppato nella città in cui si trasferiranno, ma magari eventi che sono organizzati dall'università, organizzati dal proprio dipartimento. Quindi diciamo, considerare le varie opportunità che si possono creare a livello accademico per farsi conoscere, per conoscere
altri colleghi per far conoscere anche l'Italia e tutto ciò di positivo che possa, che può offrire, anche con eventi magari più legati alla comunità in cui si è inseriti, quindi diciamo non necessariamente eventi orbitanti diciamo, attorno all'università, ma quindi avere questa apertura di partecipare, di andare magari anche di organizzare, diciamo, eventi, anche per far conoscere, e poi magari lo vedremo nelle varie diapositive, un'idea di Italia un po' più attuale, meno stereotipata, qualsiasi opportunità vi si presenti può essere quella utile. Dagli ex borsisti, noi vorremmo che fossero poi, continuassero ad essere coinvolti con le varie attività della commissione. Quindi, quando si è borsisti negli Stati Uniti, darsi da fare, per ampliare le proprie conoscenze. Quando si rientra, reimpiegare tutto quello che si è appreso. Magari diventando dei mentor che sono degli ex borsisti a disposizione per aiutare coloro che presentano domanda di ammissione Fulbright. Ed è un giving back quindi di tempo, di conoscenze, non è economico come spesso è negli Stati Uniti dove gli ex borsisti finanziano le proprie università. In quanto borsisti Fulbright si entra negli Stati Uniti con un visto J1 che ha una clausola che è quella della regola dei 2 anni, che prevede che per i 2 anni successivi al rientro in Italia, cioè ai 2 anni successivi successivi alla fine del soggiorno negli Stati Uniti, si debba per forza rientrare in Italia o in Europa e rimanere quindi, diciamo, nel paese di origine, senza poter rimanere più stabilmente negli Stati Uniti. Credo che per voi questo sia meno un problema perché comunque avete una posizione accademica in Italia, magari per gli studenti questo può creare un po' più di dubbi, però dovete essere a conoscenza di questa caratteristica del visto J1 che vi è offerto ed è tra i benefit Fulbright. Proprio per tornare all'aspetto dei candidati, dei borsisti come diplomatici, io presenterò sempre l'esempio di Paolo Lobba, che anche se non era dell'Università di Padova, in realtà ci fa capire cosa si intenda per essere diplomatici, perché per quanto si occupasse di leggi legate all'immigrazione, in realtà venne chiamato da un liceo di New York per offrire una lezione sull'Italia, sulla cultura italiana, e Paolo Lobba l'ha fatto, anche se non riguardava il suo campo di studio, ma era un'attività richiesta all'interno della comunità in cui la sua università era inserita. E poi ci sono, ho preso da Instagram un paio di post da parte di uno statunitense che è stato in Spagna e ci parla proprio di dissipare i miti, i falsi miti che possono riguardare gli Stati Uniti come l'Italia. E la testimonianza di una borsista algerina che parla di questa esperienza come, diciamo, coinvolgente a livello culturale, accademico e professionale. Quindi, diciamo, tutto questo nella speranza di potervi presentare a 360 gradi questa esperienza negli Stati Uniti, che di partenza, oltre all'importo della borsa di studio che andremo a vedere, vi offre anche un contributo alle spese di viaggio, il visto con la copertura di tutte le spese necessarie per l'emissione dello stesso, l'assicurazione sanitaria che al momento è necessaria per soggiornare nel paese e la partecipazione ad un network internazionale che funziona come più o meno Facebook, che per la nostra età è anche più congeniale forse. Quindi c'è la possibilità di scrivere messaggi, di andare alla ricerca di colleghi. Quindi, se siete interessati in un determinato campo di studio, ma anche magari se vi trasferite in una città, potete utilizzare il network come un supporto e soprattutto poi potete far conoscere quello di cui vi occupate, i vostri successi. Quindi è un modo per rimanere a contatto con alcune conoscenze, alcune amicizie che si sono fatte, però diciamo, rimanendo attivi e curiosi all'interno di questo network che
diciamo, ospita borsisti, studiosi, studenti di vari paesi del mondo che si occupano delle discipline più disparate. E per farvi capire quanto è importante il network, io ho selezionato delle foto prese da Instagram, in questo caso la foto è del 2019, quindi un po' vecchiotta, ma in realtà fa capire l'impatto dell'esperienza, della conoscenza quindi di persone che poi uno si porta avanti nei seminari che sono obbligatori. In questo caso c'è un pre-academic program, quindi che viene fatto a chi è appena atterrato negli Stati Uniti, e poi un seminario che viene fatto invece dopo un po', e che sono entrambi comunque obbligatori. Quindi il primo è un pre-academic program, il secondo è un enrichment seminar, che vi portano a contatto con gli altri borsisti che contemporaneamente a voi sono negli Stati Uniti, e poi magari nascono opportunità anche di viaggio, di conoscenza del paese, per cui in questa foto che ritrae solo 5 persone, in realtà questo era un gruppo di 12 che mano a mano è andata a visitare tutti i paesi in cui risiedevano, quindi mi sembra un ottimo mezzo anche per conoscere gli Stati Uniti, rafforzando il legame in queste occasioni. Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, i primi due sono diciamo molto legati al paese di origine, perché bisogna essere cittadini italiani e bisogna aver conseguito almeno un titolo accademico a partire dalla triennale. Non è possibile partecipare se si possiede la cittadinanza statunitense o se si è conseguito un titolo accademico statunitense. Inoltre, per i bandi, per dottorandi, oltre al titolo accademico italiano, è necessario essere iscritti al dottorato di ricerca in Italia, mentre diciamo per tutti i bandi di ricerca è necessario avere sia il dottorato che un'affiliazione accademica, che poi su cui entreremo nel dettaglio. E per quanto riguarda le componenti cliniche, non vengono escluse a priori, ma è necessario, coloro che volessero portare avanti progetti di ricerca con componenti cliniche, è necessario contattare la commissione e darci quante più informazioni possibile sull'impatto di queste componenti, il tipo di componente clinica rispetto al vostro progetto di ricerca. Iniziamo con le opportunità per dottorandi. Intanto si tratta dell'anno accademico 2024-2025. E le opportunità che vi presentiamo hanno delle caratteristiche comuni, per cui andiamo a vedere prima queste e poi nello specifico il tipo di concorso. Intanto tutti i dottorandi, tutti per partecipare a questi concorsi per dottorandi bisogna essere iscritti a programmi di dottorato in Italia, e il soggiorno è di 6 mesi, non meno, non più, presso università o centri di ricerca statunitensi che decidete voi, sono a scelta del candidato, la commissione non mette bocca, l'importante è che siano centri appunto accreditati. Le partenze per questo concorso, che scade il 5 dicembre, ricordiamolo, sono tra settembre del 2024, anche fine agosto, e maggio del 2025. Questo significa che i 6 mesi possono iniziare a maggio del 2025 e vanno avanti per tutto il 2025. Come si partecipa? Si prepara un progetto di ricerca che deve essere presentato all'università statunitense, che vi deve scrivere una lettera d'invito. È necessario poi allegare 3 lettere di raccomandazione ed una certificazione linguistica. Questi sono i punteggi che equivalgono ad un B2, e sono 4 al momento le certificazioni riconosciute e normalmente richieste per questo concorso. Quindi una di queste 4. Quali sono questi concorsi? Sono il primo in tutte le discipline. Quindi qualsiasi sia la vostra disciplina, tranne scienze politiche e relazioni internazionali, potete partecipare a questo concorso. Chi invece si occupa di scienze politiche e relazioni internazionali ha il concorso specifico. Entrambi hanno un finanziamento di 6.000 dollari con borsa, 18.000 dollari senza borsa, e
quei benefit che abbiamo visto. Questo invece è il concorso classico per la ricerca. Sono concorsi, diciamo, quelli di tutte le discipline che vengono ripetuti ogni anno e per questo lo definisco classico. In questo caso la scadenza si sposta al 2024, quindi il 5 febbraio. È un concorso anche questo aperto a tutte le discipline e il periodo di soggiorno oscilla tra 4 e 9 mesi. Il candidato, quindi voi, scegliete dove andare ad effettuare questo soggiorno, che appunto, come abbiamo già visto, inizia tra settembre 2024 e maggio 2025. Tenete presente che se iniziate a maggio 2025 e scegliete 9 mesi, andate poi a sforare nel 2026. Il finanziamento è fino a 12.000 dollari. Cosa significa? Che 12.000 dollari sono per i 9 mesi. Per 8 mesi 11.000, per 7 mesi 10.000 euro, andando a scalare, più tutti i benefit che abbiamo visto. Possono partecipare coloro che hanno un'affiliazione accademica italiana o europea in questo caso. Si parte dai professori associati, dai ricercatori, assegnisti di ricerca, anche docenti a contratto, studiosi indipendenti in ambito artistico, l'ho comunque lasciato perché magari conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato. E in questo caso, un po' come abbiamo già visto per i dottorandi, deve esserci un progetto di ricerca, una lettera di invito, 3 lettere di raccomandazione e un'ottima conoscenza della lingua inglese. La certificazione è consigliabile ma non obbligatoria. E diciamo che poi c'è anche chi passa la prima selezione e viene invitato al colloquio orale. Potrà dimostrare lì, in mancanza di una certificazione linguistica, qual è il livello del proprio inglese. Non è un bando aperto a professori ordinari, ma rientrano i professori associati, che però noi sappiamo, insomma, rispetto alle altre posizioni, possono essere anche professori associati di lunga carriera. Il secondo concorso è un concorso molto specifico che si chiama ICSI, che prende il nome dell'istituto dove si andrà a fare la ricerca. È aperto solo ad assegnisti di ricerca in computer science, quindi un ambito molto ristretto, però offre la possibilità di soggiornare per 6 mesi con un finanziamento di 25.000 dollari. E per quanto riguarda la preparazione della candidatura è identica. L'importante è essere assegnisti di ricerca in computer science e sapete già che andrete a studiare a questo istituto, per cui la lettera di invito non è necessaria. Questo invece è un concorso in education che riprendiamo ad offrire felicemente. I campi di studio sono molto specifici. Per cui vi dovete occupare di diciamo deficit dell'attenzione e iperattività e andreste a fare ricerca all'Università di Georgetown, che ha un centro molto rinomato per questo tipo di ricerca. Oltre ad essere aperta ad insegnanti di scuola elementare e media, che non riguarda voi, se siete ricercatori universitari o assegnisti di ricerca potreste partecipare. Il soggiorno in questo caso è un term accademico, no, scusatemi, deve iniziare in un term accademico specifico, ma può durare dai 4 massimo 6 mesi e lo stesso discorso vale per il finanziamento, 13.000 dollari per i 6 mesi e si va a scalare. E la presentazione dei documenti è pressoché identica. L'unica cosa che viene a mancare è la lettera di invito perché c'è già un'università di destinazione. Oh, questi due concorsi invece li presento insieme anche se sono diversi, semplicemente perché hanno molte cose in comune e quindi ho pensato che fosse il caso di esplicitare i campi di studio. Quindi qua si tratta di materie scientifiche, nel primo caso per il Florida Polytechnic University. Mentre nel secondo caso, che è anche un bando nuovo, un concorso nuovo con la Seton Hall University, si parla di sia scienze ma anche business e communication, quindi diciamo un settore abbastanza molto interdisciplinare.
Quali sono le caratteristiche? Intanto, diciamo che si apre il parterre per i destinatari, perché per entrambi i concorsi possono partecipare anche gli ordinari, professori ordinari, e come minimo bisogna essere ricercatori a tempo determinato o indeterminato. Si sta un semestre, quindi o si inizia nel fall del 24 o nello spring del 2025. E il finanziamento prevede fino a 21.500 dollari, fino a, perché praticamente i semestri hanno delle lunghezze diverse, quindi se non erro il più lungo è lo spring, quindi diciamo che nello spring si ottengono più soldi semplicemente perché ci sono più settimane, più tutti i benefit che abbiamo visto. Anche in questo caso un progetto di ricerca, delle lettere di raccomandazione e l'ottima conoscenza della lingua inglese senza lettera di invito perché c'è già una destinazione e anche questi bandi scadono il 5 febbraio. Oh. Invece per l'insegnamento ha dei campi di studio precisi che sono studi italiani in scienze sociali e studi umanistici. Bisogna essere docenti che hanno chiaramente avere una affiliazione, docenti associati o ordinari o anche ricercatori. Si va per un semestre negli Stati Uniti e bisogna preparare in questo caso un sillabo con tutte le conseguenze del caso, perché il sillabo è un documento molto complesso, ma ogni università, perché ci sono quattro università partner, offrono un esempio di sillabo. Chiaramente c'è un documento cruciale per conoscere queste università e i contenuti dei corsi che richiedono ed è la descrizione dell'incarico. Questo è un esempio dell'ultimo bando quindi diciamo è aggiornato e vedete che ci sono delle differenze tra le varie università, quindi dovete verificare la vostra disciplina di insegnamento e i vostri interessi. A quale università si avvicinano per potervi candidare. Ma all'interno della descrizione dell'incarico c'è comunque il nome di un referente, quindi insomma non dovete minimamente preoccuparvi, c'è modo di chiedere informazioni su come stendere al meglio il sillabo e quindi prepararvi alla candidatura. Ora, noi abbiamo visto quali sono le documentazioni, tutte queste documentazioni si presentano online, si crea un account, ogni concorso ha un link dove creare l'account e nel caso del concorso per l'insegnamento ci sono le descrizioni degli incarichi, ma anche le IIE instructions che in realtà diciamo, sono disponibili per ogni concorso. E devono essere seguite a menadito perché, pur essendo in inglese, hanno degli incisi in italiano, in rosso, scritti in rosso, dove vengono date istruzioni, più specifiche per i candidati italiani. Quindi si seguono le IIE instructions, si carica tutta la documentazione richiesta e quando si chiude la candidatura, si salva in automatico un documento che si chiama Application Proof. È un documento in PDF che dovete salvare sul vostro computer. Inoltre, bisogna inviare un'email a fulbright@fulbright.it, ma è tutto scritto sul bando, sulle instructions, non è un problema. E dovete inviare la scheda del candidato, l'application checklist ed altri eventuali documenti se vi viene richiesto. Invece, vi presento il concorso Schumann che presento all'ultimo perché è trasversale. È un concorso trasversale perché è destinato sia a coloro che stanno studiando per un dottorato o coloro che hanno appena concluso il dottorato e quindi si può considerare un'opportunità postdoc. Schumann ha anche un'altra caratteristica, è un concorso che ha una tinta, un respiro europeo maggiore, per cui l'indagine condotta deve riguardare l'Italia, gli Stati Uniti, ma anche un secondo paese europeo.
Di questo concorso noi non ce ne occupiamo né a livello informativo, tantomeno a livello amministrativo, ma bisogna appunto contattare i colleghi della commissione belga che se ne occupano. La scadenza è sempre il 1° dicembre del 2023, sempre il 1° dicembre di ogni anno alle ore 12. Quindi mi raccomando, già sarà uscito il nuovo bando di concorso, quindi potreste già candidarvi o iniziare a conoscere questo tipo di opportunità, che è aperta a tantissimi progetti, anche progetti interdisciplinari, sono sicuramente da considerare se ne avete. Semplicemente devono essere coinvolti i due paesi europei oltre agli Stati Uniti. Questa è, diciamo, è una pagina web attuale del sito, che in realtà è in atto un restyling del nostro sito, e quindi probabilmente per la scadenza del concorso che è il 5 febbraio il nuovo sito ci sarà. Al momento però trovate per qualsiasi concorso una pagina web molto simile, insomma identica, cambia giusto il nome del bando e qualche documento. Trovate il bando, le AI instructions, che sono la guida alla compilazione della domanda online, e questi altri allegati che dovrete allegare. La reference report è un modello di lettera di referenza che potete magari anticipare ai vostri referenti in modo che abbiano prima di compilarla online, perché la compilazione online, abbiano un modello che poi si ritroveranno a compilare online, magari ce l'hanno sotto mano e iniziano a prepararsi la lettera prima. Il servizio mentoring, ve ne ho accennato in precedenza, è un servizio di consulenza che si può offrire grazie alla partecipazione di ex borsisti che mettono a disposizione la loro conoscenza, diciamo, della candidatura e di alcune università, quantomeno quelle dove sono stati. Vengono cliccando su questa barretta blu, esce un file in PDF che si può scaricare, e i mentor sono suddivisi per aree tematiche. Chiaramente non possono essere rappresentate tutte le aree tematiche, semplicemente perché i mentor, diciamo, sono ex borsisti, quindi le discipline non possono essere rappresentate tutte, semplicemente per questo motivo. Viene coperto ciò che il mentor diciamo, ha studiato, ha fatto ricerca. Però ci sono le email e potete contattarli, soprattutto per aspetti, più legati magari al progetto di ricerca che bisogna scrivere. Diciamo che non li contatterei per avere informazioni più generali, tipo dove trovo il link per candidarmi, per creare l'account, perché per quella cosa avete come riferimento il servizio informazioni e adesso vi darò l'email. Magari per i mentor, diciamo, dei quesiti più specifici legati al vostro progetto di ricerca. I mentor sono disponibili per tutti i bandi di ricerca, ma non per l'insegnamento. Una cosa su cui mi soffermo e mi devo sostenere, so buonasera, mi devo, diciamo, soffermare, è il plagio. Perché? Perché nell'ultima tornata di bandi, quindi 23-24, la commissione è stata citata per 4 casi di plagio. Questo plagio, quando viene detectato da questi software molto potenti che usa il Dipartimento di Stato quando analizza le candidature, evidenzia percentuali di plagio a partire dal 10%, e per una percentuale tale, si rischia, anzi si viene proprio esclusi, e avere 4 casi di plagio per l'Italia non è certo un bel record. Ora, il plagio in Italia come negli Stati Uniti funziona allo stesso modo, per cui l'unica cosa è che il plagio è considerata come un'onta, lo è anche in Italia, però già che su tutti i candidati, che non sono migliaia di candidati, se ne sia verificati 4 volte, significa che l'argomento deve essere affrontato un po' più seriamente.
Quindi sempre citare la fonte quando si sta scrivendo soprattutto la ricerca. Proprio poiché le policy del plagio sono abbastanza simili tra i due paesi, c'è modo per non intercorrere nel plagio. In molti casi di plagio sono stati i saggi personali, quindi un paio erano application, per esempio, per master e dottorati. Quindi, diciamo, si va a cadere nel plagio proprio per dei documenti che in realtà è fondamentale che vengano scritti di proprio pugno. Quindi anche quando scrivete la ricerca, per quanto magari vi siate ispirati a qualcuno, evidenziatelo. Se c'è un passaggio che avete preso da un altro saggio che è cruciale però per il vostro progetto, l'importante è esplicitarlo. Perché se poi viene, diciamo, detettato in questi controlli, si viene esclusi e noi non facciamo una bellissima figura. Quando invece abbiamo degli ottimi candidati che però appunto in alcuni casi sono superficiali nel citare le fonti, nell'affrontare questo aspetto. Oltretutto i controlli di plagio sono diventati così selettivi, così severi, che in un certo senso rallentano la tempistica delle selezioni, anche perché una volta che venite ricontattati e vi si dice che siete stati selezionati, non siete ancora dei borsisti, perché la candidatura deve essere intanto controllata per il plagio e il nominativo poi deve arrivare al Fulbright Board, che è quello che poi si pronuncia. Dopo arriva la conferma da parte della commissione. Quindi, diciamo, c'è un controllo sulle vostre candidature molto assiduo. Per questo motivo impegnatevi anche voi e cercate di non intercorrere in fenomeni come quelli del plagio che non ci aiutano in nessun modo. Finita la mia romanzina, che però dovete capire che per noi è cruciale, io vi ricordo che per entrare in contatto con me è sufficiente scrivere a info@fulbright.it perché è un'email che controllo io stessa. Ricordatevi che siete state presenti oggi a questo evento, io tolgo la condivisione dello schermo e vado però a vedere delle domande che già sono state scritte. Ok, una domanda dice: di solito quante domande ricevete per l'insegnamento e qual è la percentuale di successo? Allora, noi normalmente percentuali, dati, numeri non li condividiamo e quindi anche in questo caso. Io vi direi che la percentuale di successo è molto alta perché in realtà per l'insegnamento non si ricevono tantissime domande. Ed in generale, anche per lo studio, è importante per noi far conoscere queste opportunità, proprio perché ci sono, ma sono poco conosciute. Quindi io direi che per quanto non vi dica numeri, posso dire che sono bassi. Si può fare domanda anche per più di un concorso? Grazie per la domanda, la risposta però purtroppo è no. Per bandi research specifici, per esempio quello della Florida Polytechnic, l'università ospitante ha un ruolo nella selezione? È opportuno prendere contatto con responsabili locali pre-arrangiare un progetto di ricerca? L'università ospitante non ha un ruolo nella selezione, nel senso che la selezione avviene. Diciamo per titoli, per merito, e poi chi passa il colloquio si ritrova, diciamo, membri istituzionali per la seconda fase orale, perché, diciamo, il progetto di ricerca è già stato valutato. E non è opportuno, quindi, prendere contatti, no, non è opportuno. Cioè, non è che non si può fare, però, diciamo, non è un requisito del bando. Allora, poiché negli Stati Uniti il titolo MD sarà, scusate, sarà un titolo di master, MD è un master, è equiparata ad un PhD, si può fare domanda per una borsa di ricerca con il titolo MD europeo, ovviamente con le limitazioni delle esperienze cliniche del caso. Ah, un titolo MD è...
Un medical degree? No, scusate, io in questo momento sono completamente fuori binario. Allora, il titolo MD sarebbe la medical degree. Che cos'è MD? Scusami, spettatore anonimo, aiutami perché sono completamente persa. Vado avanti, però mi aspetto di maggiori dettagli per rispondere. Quante borse di studio per dottorandi sono disponibili? Qual è la percentuale di candidature accettate? Le borse per dottorandi, lo sapete che volevo controllare il numero e non l'ho fatto perché la presentazione, io il numero lo so, ma non me lo ricordavo, quindi avrei dovuto ricontrollarlo, ma ve lo dico subito. Andiamo a vedere quella in tutte le discipline. Perché Ortona sono due, vediamo quelle in tutte le discipline. Sei. Allora, queste borse per... No, da 2 a 5, scusate, da 2 a 5. Perché da 2 a 5? Perché l'importo che si finanzia è 18.000 dollari o 6.000 dollari. Quindi... A seconda di chi si classifica, a seconda dell'importo che richiede, le borse di studio possono oscillare di questo numero. Stiamo parlando delle all discipline. La percentuale di candidature accettate, noi su questo non ci pronunciamo. Le lettere di raccomandazione devono essere scritte da stranieri o anche da italiani. Allora, se l'affiliazione è con l'Università di Padova, io direi che almeno una deve provenire dall'Università di Padova, anche perché è richiesto che uno dei referenti sappia articolare quali sono le ricadute per l'Italia della ricerca che verrà svolta negli Stati Uniti o dell'insegnamento, insomma, che verrà fatto negli Stati Uniti. Quindi sicuramente uno dall'Università di Padova per questo aspetto delle raccomandazioni, ma anche perché dovete trovare un collega o un mentor, un coordinatore, dipende dal tipo di bando, che appartenga all'università di origine, perché è sempre uno scambio accademico. Allora, nel caso di soggiorno per ricerca c'è un massimale di 12.000 dollari più benefit. A quanto ammontano i benefit? Dipendono dalla durata della permanenza? Allora, direi di no, perché 12.000 dollari sono proporzionali ai mesi in cui si rimane negli Stati Uniti. Il contributo alle spese di viaggio è di 1.100 dollari. L'assicurazione sanitaria è coperta, quindi non c'è una quantità, eccetera, e poi c'è l'emissione del visto che anche quella è coperta e non dovete pagare la tassa Sevis. Quindi queste sono le cifre dei benefit, non dipendono dalla durata della permanenza, dipendono i 12.000 dollari, sono proporzionali a quanti mesi si sta. Ok. Come scegliere l'università di destinazione? È disponibile una lista degli atenei partecipanti per tipo di materia? No. Allora, a prescindere, se, forse questa è una domanda che mi pone Anna, sei una dottoranda per caso? Perché immagino che forse un dottorando abbia più difficoltà a trovare un'istituzione negli Stati Uniti. Non c'è una lista perché i bandi sono aperti alle scelte dei candidati, quindi c'è questa libertà. Capisco che possa essere forse un po' spaesante. Io quello che consiglio è di consultarsi con il proprio coordinatore, con le risorse che sono interne all'Università di Padova. E una volta ho consigliato, ed è stato un consiglio vincente per quanto possiamo considerarlo molto semplice, non banale, ma molto semplice, è vedere magari in un saggio particolarmente importante per la vostra disciplina gli autori dove insegnano, dove sono collocati al momento, e quello, diciamo, quindi fare riferimento alla bibliografia può essere un modo anche per individuare delle università più specializzate nella disciplina di cui vi occupate, ma non esistono assolutamente liste di atenei, divise per materia, quantomeno.
Il requisito di non aver conseguito un titolo di studio accademico negli Stati Uniti vale per tutti i programmi? Sì. Diciamo che aver conseguito il titolo accademico statunitense vi esclude dalla partecipazione a tutti i concorsi Fulbright. Oh, MD era Medical Doctor, quindi torno indietro. Poiché negli Stati Uniti il titolo di Medical Doctor è equiparato ad un PhD, si può fare domanda per una borsa di ricerca con il titolo Medical Doctor europeo? Una domanda di ricerca, ma qual è l'affiliazione? Cioè, io devo capire, scusami, mi dovresti, però, allora io avrei bisogno che, dunque, dov'era il nome? Sei diventato anonimo, allora, spettatore anonimo, no, lo trovo, no, Francesca, Francesca. Scrivimi, mi scriva a info@fulbright.it perché io devo inquadrare meglio questa situazione. Devo capire se hai un titolo accademico italiano, quali e che cosa stai studiando adesso, cosa stai facendo adesso. Sì, è il titolo di in medicina, però ho conseguito all'estero. Sono stanca e un po' confusa, si vede. I bandi vengono proposti periodicamente, ad esempio ogni anno, sì, vengono proposti ogni anno, quest'anno siamo riusciti ad anticiparli a luglio, l'anno prossimo addirittura vorremmo provare a farli uscire a giugno, proprio perché c'è, per dare a chi si vuole candidare più tempo per preparare i documenti necessari per presentare domanda. Ah, so che negli Stati Uniti MD, medicina e LD, legge sono titoli conseguibili a seguito di un Bachelor of Arts of Science. Allora, legge si chiama proprio Juris Doctor, il titolo. La scuola medica, allora, questo MD per me era la medical school, che è una cosa, perché negli Stati Uniti non ci si laurea in medicina. Si sostengono nei 4 anni degli esami che poi permettono di fare domanda alla scuola medica, ma io mi posso laureare anche in giornalismo, però poi tra gli elettivi metto gli esami che mi permettono di fare domanda alla scuola medica, per cui credo che ci sia un qui pro quo tra noi e voi. Per favore scrivetemi così chiariamo questo aspetto. Ah, ho capito, perfetto, Francesco, ho letto adesso, perfetto, chiaro. Quindi anonimo sulla Medical School, scrivimi, Francesca, grazie. Allora, le 2-5 borse ovviamente sono per tutta Italia, magari le avessimo solo per l'Università di Padova. No, sono solo per la categoria dei dottorandi per tutta Italia. Quindi il numero oscilla perché dipende dal finanziamento di cui ha bisogno chi si classifica, insomma, chi si aggiudica la borsa di studio. E quindi per ingegneria dell'informazione ci sono lo stesso numero di borse quindi massimo 5 borse. Magari potessimo offrirne di più. E io non vedo altre domande, per cui diciamo io vi do sì, una domanda. Quante borse ci sono per i progetti di ricerca a cui possono partecipare gli RTDA? E dunque, si tratta sempre di progetti di ricerca. Anche questa è un'altra mia mancanza, non ho controllato perché assolutamente non mi ricordavo, ma adesso lo andiamo a vedere. Lo andiamo a vedere. Qua stiamo parlando delle all discipline. Andiamo a vedere. Circa 11 borse di studio di Research Scholar in all discipline. Chiaramente
Normalmente sono anche di più perché è difficile che un ricercatore, un docente possa stare via 9 mesi. Normalmente si sta via per meno tempo, quindi non avendo bisogno di tutti i 12.000 dollari, i soldi che rimangono vengono utilizzati per finanziare altri progetti. Quindi 11. Contando il finanziamento pieno, ma normalmente sono di più. Allora, quante sono le borse per docenti? Sono divise per area tematica, disciplina? Ni. Le borse per docenti, se noi intendiamo professori associati e ordinari, ci sono per gli associati, per la ricerca. Oddio, è un discorso molto complicato. No, nel senso, per la ricerca. Togliendo le research scholar, l'opportunità di Seton Hall e la Florida Polytechnic è aperta per la ricerca anche agli ordinari, oltre che agli associati. Mentre l'insegnamento, anche l'insegnamento è aperto a ordinari associati, l'unica cosa è che l'insegnamento prevede determinate discipline umanistiche. Ok, non so se è chiara la mia risposta, però diciamo che non sono divise per tematica. Sono dei criteri che magari le università hanno stabilito insieme alla commissione. Allora, un'altra domanda. Approfittate adesso per inviare le ultime domande. Quante sono le borse disponibili per un professore associato per ogni bando? È possibile trovare queste info nel sito? Allora, non ci sono numeri specifici di borse per una categoria di candidati. C'è un numero specifico di borse per determinato bando. Per esempio, Research Scholar è un concorso aperto anche agli associati e lì le borse sono 11. Ma non è che gli associati hanno uno slot per partecipare, no, tutti possono candidarsi e magari vincerla, cioè qualsiasi categoria che può partecipare al bando. Poi per gli associati ci sono le opportunità di insegnamento e tutti gli altri bandi. In realtà gli associati possono partecipare a tutti i bandi di ricerca e insegnamento, purché l'area che loro. L'area di insegnamento corrisponde al concorso e ovviamente non possono candidarsi ai bandi per i dottorandi, quelli noi li tocchiamo, no, scherzo, però diciamo che gli associati hanno varie opzioni tra cui scegliere, dipende appunto dal campo di studio. Allora, non vedo altre domande. Approfittatene adesso. E vi ricordo l'email info@fulbright.it. Insomma, io sarei per salutarci perché comunque le domande sono tante, ho interrotto la condivisione, ne approfitto per salutare e ringraziare tantissimo Silvia Di Palma che ha permesso la realizzazione di questo incontro. L'Università di Padova è sempre molto ricettiva, io di questo sono molto felice e continuo a ringraziarvi. Quindi Silvia, alla prossima. Alla Grazie, alla prossima. A prossima, buon proseguimento, arrivederci. te, ciao. Ciao.